Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per questo nuovo appuntamento di musica. Come avete visto, diciamo, dalla slide principale, dalla miniatura, così come si chiama per noi creators, riusciremo ad installare Luna su un PC vecchio di 12 anni fa, probabilmente anche qualcosina di più, mettiamoci sopra, ma diciamo 10 anni fa. Ok, innanzitutto dovrei iniziare con elencarvi quelle che sono le caratteristiche. Tenete presente che questo PC, che adesso vedete in sovraimpressione e di cui adesso vi elencherò quelle che sono le caratteristiche, è stato assemblato con materiale di fortuna. Una mainboard a cui abbiamo cercato di adattare quello che era un processore, abbiamo cercato di adattare delle memorie recuperate da altri computer, gli abbiamo adattato un alimentatore dell'epoca, gli abbiamo messo un SSD per permettere al sistema operativo di essere un attimino più snello. Come disco invece secondario abbiamo optato per un disco meccanico, quindi un 7200 RPM. Da 1 tera, tra l'altro, quindi insomma, già il disco soltanto vale due volte, diciamo, tutto questo PC. Allora, andiamo quindi a vedere se riusciamo ad installare Luna e vediamo quale problematiche incontriamo. Prima di andare quindi ad installare la nostra Luna e quindi prima di andare a capire come poter installare Luna su questa macchina, semplicemente seguendo quello che ci viene chiesto per installare Luna su questa macchina, sono necessari alcuni accorgimenti. Ne abbiamo già parlato in diversi tutorial, tornate indietro in quelle che sono le playlist del canale oppure comunque nei tutorial del canale, tornate indietro nelle playlist e guardate quando abbiamo parlato di ottimizzare PC oppure come far assomigliare PC a macchine professionali. Assomigliare, assolutamente, lungi da noi. Ci sono comunque almeno 2, 3, 4, 5 scalini di distanza rispetto a workstation professionali fatte appositamente per fare musica. Andiamo quindi a vedere, diamo un'occhiata al BIOS innanzitutto. Partiamo dal BIOS. Diamo quindi un'occhiata al BIOS. La prima cosa sicuramente che andremo a fare, innanzitutto lasciamo perdere tutto quello che è l'overclock. Lasciamolo proprio perdere. Andiamo a settare alcuni parametri. Ad esempio C-State Support. Sicuramente C-State Support lo disabilitiamo. Passiamo ancora avanti. Vediamo qui se c'è ancora qualcosa che possiamo disabilitare. Chipset voltage lasciamo tutto in automatico. Ok, direi che possiamo passare ad advance. Allora, advance, andiamo a vedere quella che è la CPU configuration. Andiamo adesso a vedere la configurazione del chipset. Allora, sicuramente io, per mia scelta personale e come spesso è consigliato, diciamo, in diversi tutorial, disabilito quella che è la scheda interna della mia scheda madre. Perché? Perché come scheda madre andò ad installare una scheda esterna via USB, quindi onboard sicuramente gli dirò disabilita. Poi ragazzi, attenzione, stiamo provando a fare un settaggio per un PC in cui deve girare Luna e comunque deve girare un software musicale. Se avete il PC e ci fate 100.000 usi e lo usate per la qualunque, io non vi consiglio di fare tutto questo, perché poi rischiate che qualcosa non vi parta, soprattutto se non siete padroni della materia. Se invece avete un PC da settare esclusivamente, che è il consiglio che do sempre, esclusivamente per fare musica, quindi nel momento in cui comunque qualcosa non dovesse più essere bilanciata all'interno della macchina, è il PC per fare musica e quindi la si risolve semplicemente tornando indietro. Scrivetevi sempre i passaggi che fate, perché molte volte a disabilitare le cose poi ci si dimentica dei passaggi ed è un problema poi tornare indietro. Voi, se non siete padroni della materia, fatevi aiutare da qualcuno che è padrone della materia. Andiamo quindi ancora avanti. Allora, abbiamo intenzione di installare una scheda grafica e quindi sicuramente andrà su PCI Express. E anche qui direi, ragazzi, di lasciare, alziamo le mani e lasciamo tutto in automatico. Porte seriali. Allora, io porte seriali non ne ho, per cui potrei risparmiarmi un po' di banda escludendo la porta seriale. Il boot è l'hard disk Toshiba. Io direi che possiamo fare exit, save, change and exit. Invio e ora riavviamolo e speriamo bene. Bene, lo abbiamo riavviato.
Abbiamo installato Windows 11 all'interno, sì, lo so, Windows 11, al momento mi sento più sicuro con Windows 11. Abbiamo acquistato una licenza per Windows 11 online, di quelle licenze che si trovano decisamente a un prezzo più basso, più competitivo. Noi l'abbiamo acquistato grazie alla dritta del sito ProdiGeek, che vi lascio sotto in descrizione, magari volete farci un passo. Loro spesso e volentieri appunto pubblicizzano il fatto di poter acquistare licenze a buon mercato appunto su questi siti. Abbiamo lanciato Windows 11 e Windows 11 funziona. Ora, per farvi vedere quello che andremo a fare nella macchina, abbiamo necessità di installare OBS Studio. Diversamente non riuscirete a vedere il monitor, quindi lanciamoci con l'installazione di OBS Studio. E già partiamo bene con OBS, che mi dice che praticamente la funzionalità della mia scheda grafica non è supportata, per cui non riesco a girare video. Dovrei sostituire la scheda grafica, ma ipotizzando quindi uno scenario, come vedete tutto in real time, ipotizzando uno scenario casalingo in cui non è che si ha la possibilità di cambiare scheda al volo, quella mi devo tenere. Potrei cambiarla, ma essendo quella comunque una scheda in linea con gli anni della macchina, voglio tenere quella, voglio vedere se effettivamente comunque si riesce ad installare. È un Nvidia Quadro 4500, come avete visto dalle caratteristiche, anzi facciamo uno screenshot, andiamo avanti per screenshot. E siamo quindi arrivati alle caratteristiche del PC, quindi AMD FX 4100, 8 GB di RAM DDR3, la scheda madre ASRock N68C, penso che questa scheda madre sia uscita al massimo per Windows 7, al massimo per Windows 7. Sicuramente gli altri sistemi operativi erano un pochino, per così dire, azzardati, però reggeva tranquillamente Windows 10. Scheda grafica, Nvidia Quadro FX 4005, come abbiamo già detto, 120 GB di SSD Samsung e poi un hard disk da 1 TB meccanico. Io direi che a questo punto possiamo provare a fare l'installazione di Luna. Quindi scarichiamoci Lua Connect, scarichiamoci i driver della Focusrite e vediamo cosa salta fuori. Abbiamo quindi scaricato Luna, è già disponibile un update al momento in cui, nel momento in cui l'abbiamo scaricato, subito dopo è già presente un update. Per adesso vediamo giusto se parte e poi eventualmente andremo a fare l'update. Come vedete abbiamo scaricato tutto in demo, non abbiamo scaricato quello che è lo shape e lo shape expansion, perché sono i moduli MIDI e soprattutto poi le librerie audio, quelle gratuite che vi rimangono con il software per ora, perché noi ci interessa capire se Luna parte e se parte con plugin free di terze parti. Per cui una volta poi visto se Luna parte, andremo a scaricare plugin free per vedere se Luna poi continua a lavorare anche con i plugin free. Andiamo quindi a lanciare il software. E abbiamo visto quindi che Luna parte. Se non altro siamo riusciti a farlo partire. È anche vero che al momento l'unico software che ci ha installato in questo PC è appunto Cakewalk by BandLab. Andiamo a vedere se vede i plugin di Cakewalk by BandLab e poi di fare un po' di ancetta di plugin gratuiti per quanto riguarda appunto, per vedere se riescono a gestire. Intanto abbiamo installato i driver della Focusrite, sembra che tutto funzioni perfettamente. Mi ha ricordato, meglio, mi sta ricordando che esiste una versione di Luna 1.6.1. Io direi che possiamo andare a fare un po' di ancetta. Allora, facciamo così. Aggiorniamo, facciamo ancetta di plugin online e poi vediamo se il software continua a funzionare. Bene, e abbiamo aggiornato Luna all'ultima versione, 1.6.1. Abbiamo cercato in rete qualche driver aggiornato per la scheda video, ma purtroppo la scheda video sarebbe da sostituire. Purtroppo lì, anche perché considerate che ha 512 MB di memoria questa scheda video, quindi è veramente pochino. Però vi posso far sentire attraverso il microfono, per cui direi di mandare in play. Remembering you, you have been a
abyss of my heart. A main part of my life. I feel your breath close to me. Ok, se non altro va. Diciamo che le risorse, come avete visto, salgono parecchio, perché sta chiedendo veramente tanto. Tenete presente che abbiamo aperto il progetto demo, dove ci sono tutte le istanze di Luna aperte, ok? Io direi a questo punto che possiamo caricare, invece di aprire tutte le istanze Luna su questa macchina, che è veramente richiedere, è veramente tanto, direi che possiamo aprire qualche plugin gratuito, caricare qualche plugin gratuito, vedere se lo gestisce e poi vedere cosa succede. Ed ecco ragazzi il primo problema, schermatona, PC protetto da Windows, Microsoft Defender, quindi comunque l'autodifesa di Microsoft, mi sta fondamentalmente indicando che questa app non è riconosciuta dal sistema, quindi comunque lui potenzialmente la identifica come un'app potenzialmente dannosa. Ora, è chiaro che andando a cliccare su ulteriori informazioni, autore sconosciuto, ciò significa che non c'è una chiave di riconoscimento dell'autore, che fondamentalmente sono un po' le chiavi che utilizza Windows, le famose licenze, che utilizza Windows per vedere che effettivamente, cioè per sapere se effettivamente chi ha compilato quel software ha una chiave di riscontro per dire sì, questo software è autentico e non contiene del materiale potenzialmente dannoso per il computer. Già con una schermata del genere, purtroppo, ahimè, mi duole, ma anche se un muletto. Lo so che siamo abituati a installare di tutto, ma questo succedeva quando ero pischello e succedeva negli anni, fine anni 90, primi anni 2000. Ho installato talmente tanta roba che probabilmente ho più formattato i computer che installato plugin, per così dire. Per cui fondamentalmente non mi sento di provare questo tipo di plugin. Opto per un altro brand e quindi non per questo brand di plugin, anche se sono straconosciuti, li usate tutti quanti. Però per me no. Quando andiamo a installare quindi plugin che comunque ci permettono un'installazione senza nessun problema e quindi Windows non fa i capricci, tanto per intenderci, quello che andremo a settare è appunto il plugin in modalità VST3, perché sono quelli che Luna predilige. Andiamo quindi ad installare i nostri plugin. Ok, abbiamo quindi installato i plugin gratuiti che c'erano in circolazione, ragazzi. Allora, devo subito dirvi una cosa. Ahimè, come vi facevo notare prima, alcuni plugin non sono assolutamente compatibili con Luna, nel senso, passano direttamente e vengono installati nella cartella VST3, che adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere proprio qual è il percorso della cartella VST3. Dopodiché, una volta installati, quando andate a lanciare Luna, cioè Luna fondamentalmente li vede, quando poi però cercate di andare ad aprirli, ecco che Luna crash. Il consiglio è che se volete provare Luna, provate a spostare i plugin dalla cartella VST3 in un'altra cartella, ok? E poi uno a uno provate a ributtarli dentro e vedete poi quali sono i plugin che effettivamente vi creano questo conflitto. Stessa cosa vale per tutti quegli utenti che cercano di aprire Luna, ma fondamentalmente neanche si apre perché va subito giù. Il problema è sicuramente un plugin nella cartella che ora vi mostro. Come potete vedere dalle immagini in sovrimpressione, la cartella a cui fa riferimento il software è la cartella di Windows, quindi nel disco C, C programmi common file. All'interno della cartella sopracitata, appunto, come potete vedere, vi è la cartella VST3. Se andate ad aprire quella cartella, quindi doppio clic su quella cartella, trovate tutti i plugin VST3 che avete caricato nella vostra macchina. Ora, se siete pregni di plugin gratuiti scaricati dalla qualunque, all'interno di quella cartella, come vi dicevo, potete vedere i plugin che avete installato, eventualmente li copiate e li spostate da un'altra parte. O meglio, taglia e incolla da un'altra parte. Dopodiché li riaggiungete uno a uno e lanciate l'una. Perché diversamente avete sicuramente un plugin là dentro, al netto di altre incompatibilità hardware, ragazzi, però è una prova che si può fare. Avete sicuramente un plugin là dentro che non vi fa partire Luna. O probabilmente quando lo aprite ve la butta giù. In questa configurazione, ok? In questa configurazione, i plugin della Analog Obsession, ho avuto difficoltà a farli partire. Li carica, nel momento che li carica però mi butta giù Luna.
magari una prova che potete fare anche voi. Vedete se avete plugin di Analog Obsession, che tra l'altro non sono disinstallabili dal programmi e funzionalità, ma dovete proprio andare a toglierli dalla cartella VST3. Quindi vanno presi, eventualmente li parcheggiati in un'altra cartella, e poi vedete se da lì avete continuato ad avere problemi. Fate così per ogni singolo plugin, vedete se riuscite a risolvere. Questo è il consiglio che mi sento di darvi. Poi, come dico sempre, liberi di usare qualsiasi tipo di plugin o, come ne fate in tanti, skippare dall'una e usare altro. Bene ragazzi, spero che questo tutorial possa essere stato utile a chi, diciamo, soprattutto per schiarire un attimino le idee, cioè su chi vuole cercare di installare Luna ma ha un PC vecchio oggettivamente, ma di cui ignora tutto ciò che c'è installato negli ultimi 10 anni. E soprattutto prestate attenzione ai driver delle schede, prestate attenzione a quelli che sono eventualmente i vostri hard disk, se sono hard disk meccanici difficilmente li digerisce. Insomma, ci sono tutta una serie di raccomandazioni, anche perché state installando una DAW del 2023, non è tra l'altro programmata nuova di pacca per Windows, anche se per Mac esiste già da qualche anno, ma stiamo parlando di qualche anno. Non stiamo sicuramente parlando di dinosauri, quali altre piattaforme, che già venivano da uno sviluppo su Windows 7, addirittura qualcuna Windows XP. Per cui, ragazzi, siamo nel 2024, non scordiamolo. Detto questo, quindi, io vi do appuntamento al prossimo tutorial, augurandovi come sempre buona musica.